L'ultima puntata del Banana Quiz è arrivata. È l'ultima occasione che hanno i nostri concorrenti per accedere alla finale. Come andrà a finire? Diamo il via alla puntata. Ed eccoci qua col primo concorrente di questa sera. Buonasera. Buonasera, buonasera. Come ti chiami? Samuele. Samuele, ascolta, quanti anni e da dove vieni? A 21, vengo da Voghera. 21 anni da Voghera, accompagnato da Simone e K. Tra l'altro lui lo conosciamo, ha fatto bulli e pupe, ragazzi. Ha fatto bulli e pupe. Che bella cosa. Ascolta, voi siete qua a supportarlo perché? Nostro amico, dobbiamo aiutarlo. Momento difficile. Perché è un momento difficile? Perché non è molto acculturato. Ah, quindi dici che sarà. ha parlato. Ha parlato, dice. Giusto. Qual è la formula con cui si riassume la teoria della relatività? Via. E uguale mc al quadrato. Allora, lui mi ha detto E uguale mc al quadrato. È andato anche abbastanza tranquillo, cioè non è che era molto dubbioso. La risposta corretta è E uguale mc al quadrato. E comincia già con una domanda corretta. Allora, io mi giro. Non guardate, mi giro, ok. Ok, vieni. Mi sono girato perché ho riconosciuto che non era una domanda. Quindi tu devi sapere che qui in mezzo a centinaia di domande ci sono anche una banana e una scimmia. Vi do una notizia. Lui non ha preso una domanda. Ha preso una scimmia. Perché siete così pessimisti? Hanno fiducia in me effettivamente. Cioè, hai fatto bene a portarlo. Vedi, no. Allora, facciamo una cosa. Tu girati dall'altra parte, te lo faccio dire da loro che cosa hai preso. Voi non dite niente, aspettate, eh. Inizio a far vedere a loro. Guardate che cosa ha preso. Non dite niente. È andata bene, Sam. Non dite niente. Allora, girati. Al mio 3 gli dite che cosa ha trovato, se la banana o la scimmia. 1, 2, 3. Scimmia. Vabbè. Mi dispiace. Non so cosa dire. Mi dispiace molto, te la faccio anche vedere qua. Ma è bellina almeno, dai. Hai visto che carina, sorridente. Almeno è bellina. Facciamo. Niente, ma fa un po' del male. Va bene. E mi dispiace, hai già finito il tuo gioco. È stato molto breve ma intenso, è stato molto... Vero, te la ricorderai per sempre questa esperienza. È stata un'esperienza assurda. Vero, sono d'accordo con te. A chi vuoi dedicare questa scimmia? A K. A K, vedi, K, andrai avanti a suonare con lui? Dopo stasera non lo so. E infatti, vedi, si è sciolta una band, abbiamo decretato la band lo scioglimento. Vabbè, ci sta, così diventiamo famosi. Vi volete bene? Hai visto, no? Devo dire, c'è del supporto. Va bene, buona musica e buona serata, ragazzi. Grazie, ciao, grazie mille. Proseguiamo la serata, sperando che le cose vadano meglio, con una nuova concorrente. Come ti chiami? Margherita. Come la mia mamma. Meno male. Ecco, che bello. Accompagnata da? Francesca. E da? Simona. Oh, è vero o falso che in Egitto la Coca-Cola è più venduta della Pepsi? Via. Sì. Falso. Perché? L'ho tentata. Ascolta, ma tu preferisci la Coca-Cola o la Pepsi? Non mi piacciono tanto le bibite gasate, però Coca-Cola. Ok, la risposta è... Tu mi hai detto? Falso. La risposta è falso! In quale ruolo è diventata celebre Marta Pasqualato? Via. Attrice. Lei mi ha risposto attrice, quindi fa film. Sì. Ok. Voi conoscete Marta Pasqualato? No. Mai sentita. Nemmeno io, però... Risulta essere una corteggiatrice di uomini e donne. Ah, non lo guardo, uomini. Ma fai bene, guarda, fai bene, sono fiero di te, guarda. Chi inventò la pila o batteria? Aspetta. 5 secondi. Enel. No. Enel? No, aspetta. Allora, la pila la inventò Enel. No, hai risposto. Cosa ne pensate? Fu Enel a inventare la pila? No. Ma chi è Enel? No, non me lo ricordo. Non me lo ricordo. Allora, la pila la inventò, non mi sembra così difficile, ma va bene. La pila la inventò un certo Alessandro... Volta, bravo, esatto, era Alessandro Volta. Come si chiamano quegli imponenti organismi viventi comparsi nel Triassico superiore? Triassi, i dinosauri.
Lei mi risponde: i dinosauri. Saranno i dinosauri ad essere comparsi nel Triassico superiore? Sì, sono i dinosauri! Sono loro, brava! Sei appassionata? No, alle elementari, così la mia maestra. Avevi poster di Jurassic Park in camera? Ah no, studiavo proprio. Studiavi i dinosauri, e da lì ti è rimasta questa cosa del Triassico superiore. Sì, più o meno, sì. Sì, di brava, vive i dinosauri. Cosa rappresentano? Le 13 strisce alternate rosse e bianche sulla bandiera degli Stati Uniti d'America? Aspetta, gli stati rappresentano le stelle, vengono rappresentati gli stati. Le strisce? Le stelle. Strisce. Mi devi dire cosa rappresentano le strisce, via. Gli stati. Ok, lei mi ha risposto gli stati. Cosa ne pensate? Sono 13 quindi gli Stati Uniti d'America? No, avevo poco tempo, non l'ho pensata bene. Sono di più di te? Sì. Allora, 13 erano le originarie colonie americane. Non erano gli Stati... vabbè, cioè, nel senso, non è... vabbè, insomma, vabbè. E niente, volete... Vabbè, lei è già pronta ad andare, ha già preso le sue cose. No, vabbè, grazie, arrivederci. Grazie mille, va bene. Vuoi salutare qualcuno? No, un saluto a tutti, ciao ciao. Voi cosa volete dire? Niente, ciao, niente. Carlotta Castagna e Chiara... E Chiara, la mia socia, volevo dirlo io. Grazie, facciamo ciao. Ciao. Non fatevi ingannare, Almante Regina Bibi. Sono proprio io. E non è la finale, è che lei ormai ha presentato, ha vinto, adesso viene qua a fare anche da supporter a... Monica. E non ne hai una sola, ma ne hai due, tu chi sei? Giuliana. Ok, vediamo con due supporter come te la caverai. Cara Monica, che vieni da? Tortona. E quanti anni hai? 17. Ascolta, lei ha vinto, tu pensi di fare lo stesso? Ci provo, ma non ne sono sicura. Dove venne sepolto il poeta Ugo Foscolo? Via. Lo so io. Ma veramente? 5 secondi. Non lo so, gioco la banana. Mi ha giocato la banana. Lei praticamente si sta già allenando per la finale, vuole dirlo lei. Dove? In un cimitero. In un cimitero. Io non la voglio come supporter, in realtà si è imbucata, io volevo giocare. Ok, mi è chiaro adesso, mi è tutto molto più chiaro. La risposta corretta era Zante in Grecia. Di cosa è fatta la punta di una matita? Via. Questa lo so davvero. La punta di una matita. 5 secondi. Questa la so davvero. È scaduto il tempo. Non ne ho proprio idea. Cioè, mannaggia, la sai veramente. Guardo com'è fatto, cioè questa è una cosa brutta. È tipo o carbonio ed ossia apatita, una cosa del genere. Carbone, carbonio, tu cosa ne pensi? Non lo so. Allora, la risposta corretta è grafite. Grafite, vedi che io lo guardo come è fatto, però è un po' che non lo guardo. Con che termine in informatica vengono chiamati gli oggetti che appaiono sullo schermo e simulano oggetti del mondo reale e ne rappresentano quindi le loro caratteristiche in modo molto dettagliato, come viti, maniglie, effetti di luce e ombre, riflessi ed effetti glossi? Via. Che ne so, applicazioni, non lo so. Mio Dio, cioè, ho il fiatone nel leggere la domanda, non oso immaginare lei. Sì, ma la Bibbia, Cristo Santo. Non l'ho scritta io, non l'ho scritta io, mi dissocio. Guarda, leggi tu la risposta. Dai, ma cos'è? Scheumorfismo. È lo scheumorfismo, ragazzi. Dovresti dare una domanda in più solo per la difficoltà di questo. Mi dispiace dirtelo, ma non sei stata degna della tua supporter. Lo so. Esatto. Non la rivedremo in finale. Però rivedrete me. Esatto, cioè non è un po' fregato. Lei ci va proprio di ignoranza, è proprio quello che le porta a fortuna. Tu devi sapere che Annibale... No, Napoleone ha attraversato l'Italia con gli elefanti. Questa è rimasta nella storia. Ascolta, vuoi salutare qualcuno? Saluto le mie professoresse del piano che sicuramente mi odieranno. Grazie per aver contribuito a regalarci questo papà di concorrente. Esattamente. Ciao! Allora, fino adesso non è andata benissimo, eh? Chi ti ha preceduto non è andato granché bene. Come andrai tu? Benissimo.
Allora, mi ha appena detto che andrà benissimo. Io sono convinto del suo benissimo. Allora, uno è a tuo favore, l'altro un po' meno. Sono cattivo questa sera. Come ti chiami, cattivo? Francesco. E dove sei? Voghera. E con cattiveria hai quanti anni? 16. E con altrettanta cattiveria sai cosa devi fare? Pescare. Bravo, vai. Siamo solo Noise è il titolo dell'ultimo album di quale duo italiano? Via. Vasco Rossi. Allora, partiamo dal presupposto che lui considera Vasco Rossi un duo. Cioè, Vasco Rossi un duo. Allora, duo cosa vuol dire? Due persone. Vasco Rossi quanti sono? E Vasco Rossi. Ah, Vasco Rossi, giusto. Meraviglioso, mi cambia la vita qua. Quindi tutti noi siamo due. Sì, esatto. Che bello, ok. No, in realtà la risposta corretta era Benji e Fede. Non ci credo, ma come puoi sbagliare su una cosa del genere? Che lui è un fan? Eh? È un fan? No, però se dice un duo... Esatto, infatti, cioè ragazzi. Qual è il futuro anteriore del verbo essere in prima persona singolare? Via. Verbo essere. 4 secondi. Io sarò stato. Allora, il verbo essere, futuro anteriore, io sarò stato. La risposta corretta è... Io sarò stato! Bravo! In che anno è uscito l'iPhone 3GS? Via. 5 secondi. 2000 banana. 2000 banana, 2000 banana, ha giocato la banana. La risposta corretta, leggila tu, eh? 2009. Eh sì, l'avresti detto. Non è mai arrivato, no. No, no. Troppo in là. Sì, sì. Troppo lontano. Va bene. Ho visto gente che senza banana ha vinto la puntata. Ecco, non sono io. Ecco, perfetto. Chi canta la canzone italiana, proprio il titolo è Italiana, in voga quest'estate? J-Ax e Fedez. È J-Ax e Fedez, bravo. In che anno fu fondata l'azienda Apple? Via. L'Apple nel 2000. Nel 2000. La Apple nel 2000? Tipo 1990, credo. 60, 90, 2000, ragazzi, le idee chiarissime proprio. Era il 1900, quello che si è avvicinato di più è lui, perché era il 76. Era il 76. Allora, diteglielo voi che è stupido. Non volevo, ma è anche Intelligente. E lì? Eliminato. Bravi, sei eliminato, esatto. Vuoi salutare qualcuno? Mio fratello Tito e la Sexy Gang. Fantastici. Sexy Gang, Tito, ciao dal Banana Quiz. Ciao, ciao. Come ti chiami? Giulia. Cara Giulia, di dove sei? Quanti anni hai? Di Salice e ho 17 anni. Sei venuta a piedi? Sì. Ok. Ascolta, hai scelto di fare Banana Quiz perché? Perché mi ha costretta. Come mai lo hai fatto? Non l'ho costretta. Cosa gli devo dire? Ah, perché io lo guardo con mia mamma e mia mamma mi ha chiesto di non farlo e quindi io sono qua per farlo. Però in realtà, ah ok, quindi vuoi andare contro la mamma, sei qua per farlo tu. Aspetta lei. Perfetto, mi piace moltissimo, io veramente ti stimo alla grande. In quale stato si trova Los Angeles? California. Oh? Più in grande? USA. Ok, allora, la risposta corretta è... California! Brava, brava, brava. Andiamo avanti. Era semplice questa. Qual è la radice quadrata di 4? 2. Lei mi risponde 2. La risposta corretta è 2. Ok. Come si chiama il browser sviluppato e di proprietà di Apple presente in tutti i dispositivi Apple? iOS. Lei mi risponde con una pronuncia inglese proprio eccelsa, iOS, capito? La risposta corretta è, sarebbe iOS, però va bene anche iOS, va bene, va bene. No, non è vero. La risposta corretta è Safari. È Safari, perché iOS è il sistema operativo. Io ti ho chiesto il browser quando vai su internet. Ah, ok, 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 ho capito. Malibu è una delle canzoni più amate di quest'anno. Chi la interpreta? Ce n'è due. Dimmi tutte e due. Allora, una è Car Brave.
E una è Jones, Jonas Vegas, una cosa del Vegas qualcosa. Allora, mi ha detto Carl Brave e l'altro Jonas Vegas, mi ha detto, ok. La risposta corretta, facciamo che chiudo un occhio, è Vegas Jones. Va bene anche Vegas Jones invece che Jonas Vegas. Dove si trova il canale di Suez? Via. In Africa. Mi devi dire lo stato. Cinque secondi. Canale di Suez. Non potete suggerire? No. Non lo so. Ha perso un'altra banana. La risposta corretta è... In Egitto. È in Egitto il canale di Suez. Allora, non puoi più sbagliare. Di quale catena montuosa fa parte l'Everest? Delle Alpi? Degli Appennini? Delle Alpi? Degli Appennini? Scusate, l'Everest fa parte delle Alpi? Degli Appennini? L'Everest? No, non è in Italia l'Everest, stavo scherzando. Ma perché? Perché? Ma non è possibile! Ma sono un po' imbarazzata, cioè... Capito? Ma neanche l'imbarazzo può giustificare dire che l'Everest è nelle Alpi! La catena dell'Himalaya! Vabbè, non ci ho pensato, dai! Non in Asia! Vabbè, non ci ho pensato! Ascolta, ho una bella notizia per te! Sei stata eliminata! Ah, meno male! 1, 2, 3... Ta-da! Ciao! Ciao! Allora, il tuo nome? Letizia. Sei anche tu di Salice? No, sono di Voghera. Quanti anni hai? 16. Ok, allora, facciamo un ripassino. Roma in? Italia. New York in? USA. Ci troviamo in? Italia. Regione? Lombardia. Brava. Direi che passo avanti l'abbiamo fatto. Vediamo come andrà con le domande vere. Vai. Male. Possiamo salutare la nostra amica Maria che ci manca tantissimo. Cioè, salutala anche tu. Ciao Maria. Dov'è? Perché vi manca? A casa. Sua mamma l'ha messa agli arresti domiciliari, quindi. Come? Ma cosa ha combinato Maria? Non si può dire. Non si può dire. Va bene, non indaghiamo. Qual è stato il primo modello di smartphone della serie Samsung Galaxy a montare il cosiddetto display Edge? Via. Samsung Galaxy Edge. La risposta corretta è Samsung Galaxy S6. Ciao! Qual è la montagna più alta della Terra? Il K2. Lei mi risponde il K2. Bianco, il Monte Bianco. Tu hai una relazione complicata con i monti, secondo me. Allora, io non sono mai andata in montagna e non sono mai andata a sciare, cioè ve lo dico, quindi non chiedete. Ma è cultura generale. Vabbè, cultura generale, cioè... La radice quadrata di 4 la sapevo. La radice quadrata di 4, raga, me la sapevo anch'io. Sono d'accordo con lei. Allora, la risposta che tu hai detto essere K2... Everest. Era l'Everest. Perdi una seconda banana. Qual è il simbolo del potassio sulla tavola periodica degli elementi? Non puoi dirlo. Non ho mai fatto chimica. Spara. P. P, giustamente. Qual è? K. P. K e la risposta è K, bravissima. Galilei serve a qualcosa. Galilei serve. Vedi. Faccio il Galilei. Allora, ascolta, non fai Galilei, hai perso il banana quiz. A posto. Ok, vuoi salutare qualcuno a parte Maria? Mia mamma. Che mamma. Mi di non farlo. E forse faceva bene, esatto, a dirti questa cosa. Come si chiama la mamma? Sonia. Ciao Sonia, buonasera Sonia. Ciao mamma. Ciao mamma Sony. Oppure la tua si chiama Sonia? No, però sua mamma è mia mamma. Non ho capito niente. Sua mamma è mia mamma. Siete sorelle? No. Siamo amiche, però io sto più a casa con lei. Bello, bellissima questa cosa. Siete come sorelle. Come sorelle. Perfetto, ok, pensa che fortuna Sonia. Ciao, salutiamo. Ciao mamma. Eccoci qua. Allora, benvenuti. Edoardo Riva d'Onestis, sembri un nobile. Mi chiamano Stecco, nome d'arte Stecco. Perfetto, non gli manca niente, accompagnato da?
Il gatto. Il gatto, perfetto. E il gatto, così, modestamente, in maniera molto modesta. Miau. Ascolta, Secco, da dove vieni e quanti anni hai? Allora, vengo da Castelnuovo Scrivia, ho 13 anni, ma per gli amici ne ho 17. Ho una domanda per te. Perché lui, mentre parla, tiene il microfono così? Perché penso abbia un problema psicologico. Beh, perché mia mamma mi ha insegnato a tenerli così e mi chiamo Stecco. Stecco. Direi che non... Guarda. In che anno è uscito il sistema operativo di Apple iOS 7? Via. Non puoi suggerire. 26! 26? Cosa hai detto? 26! Ah, ok. Chiarissimo. Chiarissimo. La risposta è corretta! Però hai perso una banana. Andiamo avanti, prossima domanda. Io direi questo. Qual è il congiuntivo presente? Sì, a posto, sì. Del verbo fare in seconda persona singolare. Via. Che tu facessi. Ci ha pensato, si è addirittura concentrato, capito? Cioè, si è trasformato in persona molto seria, capito? È giusta. La risposta corretta è che tu faccia. Cioè, lì le ragazze le fanno, ma oh. Cosa? Tutto quello che vuoi. C'è le sex! È giusto dire la forbice? Via. 8. Sì. Perché è la forbice? Non ho capito, puoi si può ripetere la domanda? No, l'hai capita benissimo. No, non ho capito. Hai già risposto e mi hai detto sì, che è giusto dire la forbice. Ah no, è vero. La risposta corretta è... Roberto! Le forbici. Io dico la forbice. Ditelo da solo. Vieni qua, dove vai? Che cavolo scappi? Allora, ditelo da solo, sei stato... Secco! Bravo! Grazie. Abbiamo qui il gatto. Il gatto, detto anche Roberto. Per gli amici, vieni da Sarice. Quanti anni hai? 16. Perfetto. Come ti trovi con lo Secco? Bene. Bene, ma niente di che però. Benino. Benino, benino. La sufficienza piena. Sì, sì. 6 e mezzo. Un 6 e mezzo, ok. Ok, beh, è stato buono, no? Sì, dai. È stato buono. Allora, adesso vorrei capire perché tu tieni la sacca del banana al collo e tu non indossi la maglietta. Perché è blu. E quindi? E quindi non mi piace il blu. Ah, ok, bene, siamo contenti. Allora, iniziamo. Prima domanda, vai. Con la peste a bordo di una nave veniva issata la bandiera nera o gialla? Via. Nera. Perché? Perché è più scura. Stecco! La risposta corretta è gialla. Perfetto, sì, è quello che ho detto. Non ho detto così io. Mi sembra di sì, 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 sì. Cosa significa la sigla DOC, D-O-C, di un alimento? Via. Perché c***o lo sa tanto? Dipartimento orientato cane. Io voglio comprare un alimento DOC, dipartimento orientato cane. Ragazzi, ma giusto? Ma secondo te è giusto? Allora, sì. Sì. Fino dottrinalmente omopateico centrale. Allora, non so quale delle due è giusta, ma secondo me una delle due è giusta. Perfetto. Andiamo avanti, andiamo avanti. La risposta corretta è denominazione d'origine controllata. Ma c'era la O, non la D. D'origine e la D. Lui è molto preciso, capito? Si fa Galilei. Non sbagliare. Addirittura. A quale città si riferisce l'espressione grande mela o Big Apple in inglese? New York City. La prima che accettiamo. Sì, Stecco. È New York City, bravo! Applausi, applausi, così. Secondo la teoria più accreditata, quali furono i primi due popoli ad essere in grado di scrivere? Via. È facile. I napoletani e... I gatti. Ma no! Erano i cani, erano i cani!
tu la sapevi, vieni qua, tu dove vai? Venite qua, dove andate? Arrivo. Tutti insieme, chi erano? Allora, i napoletani, come ha detto lui, e gli stecchesi. Ah, perché tu sei... Stecco. E parte di un popolo anche. Sì, gli stecchesi. Certamente, esatto. Che occupa quale territorio? La Stecconia. Io li amo davvero questi ragazzi. La Stecconia. La risposta corretta era sumeri ed egizi. Dai, si studia l'elementare. Vabbè, sumeri, stecchesi. Più o meno siamo lì. Le elementari non le ho fatte. Sei andato direttamente alle medie. Sì, quelle in mezzo. Le medie, esatto, quelle in mezzo. Esatto. Dopo le medie? I gatti. I gatti, giustamente. Quando andarmene posso fare una battuta? Anche due, guarda. Allora, sapete perché gli squali in Cina sono cattivi? No. 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 Perché nuotano nel male. Datevi un 5. Ecco, fatevi un applauso. Chi volete salutare? La mamma. Io Frigerio e Greta, quelli due là, quelli. Ok, posso salutare anch'io? Certo. Tutti gli stecchesi che ci stanno guardando. Grazie. Vero? Sì, grazie. Ecco, no. Perché tu sei uno stecchese. Chiaro. Chiaramente, certamente. Ok, è un suddito. Sì, sono un suddito, è uno stecchudito. Steccudito, bene, ok. Abbiamo cambiato la storia del mondo. Ciao! Ciao, 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 grazie, Napoli. Ciao. Allora. Ciao! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao! Ciao a tutti, ovviamente! Vuoi dire anche benvenuti? Benvenuti al nuovo Quiz Banana, ovviamente! Esatto! Ora, io e la mia compagna qua. Esatto, compagna anche di vita? No. Io sono Andrea Frigerio del Maserati, ovviamente. Da Voghera, dal meglio! The best. Il best del best. Io sono vogherese doc, ma parliamo. Inchino, basta. E sei qua accompagnato da? Da Greta. Greta, Banfi, Maserati, scientifico, niente. Niente, ok, allora andiamo a leggere la prima domanda. Come si chiama l'assistente virtuale del sistema operativo Windows? Via. Cortana. Lui mi risponde. Cortana. Cortana Easy mi dice. E la risposta era effettivamente Easy Cortana! Eh beh, ovviamente ragazzi, dai! Chi interpreta il brano Una vita in vacanza tra i singoli più venduti nel 2018? Aspetta! 5 secondi! Aspetta! No, è scaduto il tempo! Una vita in vacanza, una vecchia... Sociale. Stato sociale! Sapevo questa! Vabbè, è il momento che gioca un po' di tranello. Ok, hai perso una? Una banana. Bravo. Mi raccomando, fai la brava tu nel pescare, eh? Va bene. Il padre del mulo è l'asino o il cavallo? Il cavallo. Boh, sì, mi fido. Io pensavo fosse semplice questa domanda. Il padre del mulo. Il mulo cos'è? Quando dici ma sei proprio un... Tra il cavallo e l'asino. Ma quando dice una persona tu sei proprio un mulo. È stupido. E quindi? Un asino. È un asino. Vabbè, dipende. È una domanda che dipende. Può essere sia un asino che un cavallo. Se no, il problema suo secondo me è che è bravo, ma non si applica. Lo so. Devo studiare di più. Esatto. Se c'è quei libri, vado. E qua non ci sono. No, mi spiace. E vabbè. Ascolta, non puoi più sbagliare. Va bene. Dai, carichi. Ecco, concentrati. Chi interpreta la canzone Come neve? Via. Lei non può consigliare. Non lo so, io musica non ascolto questo genere. No. Tiziano Ferro. No. Basta, è finita. Musica no, questo no. Marco, Mengoni e Giorgio. Non lo sapevo, mi spiace.
Io sono veramente dispiaciuto perché mi stavi molto simpatico. Ascolta, vuoi dedicare questa tua partecipazione a qualcuno? A tutti i miei amici, a Michelangelo, a Gianluca che è stato prima qua con Fede. A lei ovviamente che mi ha pescato, ha fatto un ruolo essenziale. Sono d'accordo. E poi ovviamente a Federica. Federica, la mano. Federica che è la tua più grande amica. Ovviamente, cioè, la single, cosa vuoi fare? Solo lei, cioè. Allora un saluto a Federica e a tutte le Federiche che ci guardano. Ciao. Grazie mille, ciao ragazzi. Ciao. Davvero, davvero, davvero. Potremmo dire io c'ero, io c'ero, io c'ero, io c'ero, io c'ero. Benji e Fede per darvi il benvenuto, ragazzi, ciao. Ciao. Come ti chiami tu? Beatrice. Beatrice, quanti anni hai? 16. Sei di? Voghera. Accompagnata da? Greta. Perché sei qua con lei? Perché insieme sicuramente vinceremo. Lo sai che non puoi suggerire. Certo, però io, cioè, sono... telepaticamente. Ok, va bene, va bene. Partiamo, prima do... Chiamo con la mente. Ma sempre o solo stasera? Solo sempre. Questa è la dimostrazione che comunicano benissimo telepaticamente, guarda te. In quale costellazione si trova la stella Vega? Via. L'orsa minore? Cos'hai detto? L'orsa minore. Orsa minore, dice. La stella Vega si trova nella costellazione della Lira. Come si chiama la circonferenza massima della superficie di un corpo celeste perpendicolare all'asse di rotazione e quindi equidistante dai poli? Non è così difficile, pensaci bene. Via. Hai capito la domanda? Equatore. Lei mi ha risposto equatore. Ma non tra i poli? Ma non era una circonferenza. Appunto. Ma giri tu circonferenza. La risposta corretta è equatore! Ma è stata bravissima! In che anno è uscito il celebre videogioco Fruit Ninja? Via! 2000? No, più alto secondo me. Più recente. Ha ragione, era il 2010. Bene. Ci giochi? No. No, zero, tu sì. Beh, tutti ci abbiamo giocato una volta nella vita. Vabbè, una volta nella vita, ma adesso no. L'hai scaricato l'applicazione, hai giocato una volta e l'hai eliminata. Esattamente. È andata esattamente così. Quante erano le tesi di Martin Lutero che diedero vita alla riforma protestante? Via. 10. 10. La risposta corretta è ben 95. Vabbè, erano tanti, non c'era niente da fa. Allora, hai perso. E vabbè. E vabbè, vabbè, la prendi con filosofia. Una ragione. Eh sì, certamente. Vuoi salutare qualcuno? No. Tu Greta? Il mio cavallo. Il tuo cavallo? Hai un cavallo vero? Vero, vero. Come si chiama? Grey Neal. Grey Neal, ok, dove sta? Sta a casa sua. Che non è a casa tua? No, è al maneggio. Albanese. Al maneggio. Ah, è al maneggio. Ah, ok, perfetto. Va bene, allora salutiamo. Grazie mille, fate ciao ai cavalli. Ciao cavalli. Ok. Ciao. Ciao. Ciao, 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 come va? Tutto bene. Tutto bene, allora. Cosa ridi? Niente, niente. Perché ridi? Così è bello. Ok, ok, da dove vieni? Io sono pugliese. Pugliese, nel senso che qua non abiti, arrivi proprio dalla Puglia. No, io abito a Voghera, però sono di origine pugliese. Pugliese, e ne sei fiero? Sono fierissimo di essere terrone. Giustamente, io vorrei essere nato in Terronia, in realtà sono nato purtroppo al nord. E volevo chiederti un'altra cosa, che è quella più importante, sai qual è? Chiedilela. Come ti chiami? Alessio. Alessio, tu invece? Lorenzo. Lorenzo, che si sta divertendo di brutto e non è ancora successo niente. Caro Alessio, è il tuo momento di dimostrare al mondo che puoi farcela. Prima domanda, via. Ciao, mi chiamo Luis. Ti spiego una cosa, le domande vanno pescate da questa scatola, okay. Ne estrai una e me la passi a me. Qual è, secondo una recente ricerca, la console di videogiochi più venduta al mondo? Via. PlayStation 4. Lui mi risponde PlayStation 4. Facciamo una cosa, era valida anche molto più generica.
PlayStation è la risposta corretta, bravo! Allora, pensa che dal 95 hanno venduto 344 milioni di pezzi. Anche voi? Io sì, ce l'ho. Tu? Due. Beh, capisci. Dopo parco giochi su Fortnite, mi raccomando. Quanto impiega la luce ad arrivare dal sole alla terra? Via. Impiega tipo 30.000 anni luce, una roba del genere. 30.000 anni luce? Dai 10 ai 30.000 anni luce forse, non lo so, non sono sicuro. La risposta corretta è 8 minuti. Chi formulò la teoria eliocentrica, secondo cui il Sole è al centro del sistema solare, mentre i pianeti gli ruotano attorno? Via! Allora, mi verrebbe da dire Leonardo da Vinci, la teoria eliocentrica, chi è che non me lo ricordo, l'avevo fatto però non mi ricordo, lo giuro, eliocentrica. Ah, finito, vabbè, è scaduto il tempo, mentre tu ci pensi, voglio capire. Lei. Galileo Galilei. La risposta corretta era Niccolò Copernico. Bravissimi, ma davvero bravi. Cosa significa il tasto CTRL della tastiera del PC? Control. La risposta corretta è mi dispiace dirtelo, ma ti sto prendendo in giro, è contro! Come si chiama la stella più vicina al Sole? Via! La stella più vicina al Sole? La stella... No, dai! Non lo so! Scaduto il tempo! La stella più vicina al Sole potrebbe essere una cometa! Allora, la risposta corretta è Proxima Centauri, dimmi che la sapevi. Sì, la sapevo ma non voleva dirla. Esatto, sono convinto di questo. Che scuola fai? Santa Chiara. Ok. Perché lo dici così? Vabbè, Santa Chiara è la scuola. Allora, se dovete scegliere tra andare a Galileg e Santa Chiara, scegliete andare a Santa Chiara perché è la scuola più seria che esista in tutto il mondo. Bene, io credo che Santa Chiara domani lo pagherà per questa pubblicità che ha appena fatto per la scuola. Sì, va così oggi. Esatto, tu vuoi dire qualcosa per concludere? No, niente, non vuoi dire niente. Lui si è divertito un mondo nel vedere il suo amico fare una figura di... Bravo, esatto. Ragazzi, grandi. Grazie a lei. No, grazie a lei, grazie a voi, arrivederci. Arrivederci. Intensità. Allora, siamo con un ragazzo che è decisamente alto, è la prima cosa che noto. Sì, decisamente. Quanto sei alto? 1,85. 1,85. E tu sei amico di? Lollo Veronese. Che è lui? Sì. Ok. Lollo Veronese. Tutto attaccato. Sì. Lollo Veronese, cercatemi su Instagram. Underscore, col trattino basso. Lollo underscore Veronese. È sottinteso. Hai ragione. Ok, e tu sei qua con? Tom Hanks. È Tom Hanks. Ma sei sicura che funziona? Perché no? Mi fido. Perché no? No, Tom Hanks comunque. Da dove vieni, quanti anni hai? Voghera, ho 16 anni. Chi scrisse le favole Rapunzel e Tremotino? Via. Rapunzel e Tremotino. Allora, Rapunzel e Tremontino. J.K. Rowling. No, J.K. Rowling, ok. Non lo so. Allora, ti do un suggerimento, anche se ormai hai perso la banana. Sono dei fratelli. I fratelli Grimm. Esatto. I fratelli Grimm. Sta però. No, è giusto, te l'ho detta io. È giù. In che anno è stato inaugurato il parco divertimenti di Gardaland? Via. La Madonna, questo qua è facile. No, seconda guerra mondiale. Dopo seconda guerra mondiale, guerra fredda, quindi nel 1997. Ma no, c'ero vicino. La risposta corretta è Jolly. Gioco il Jolly. La risposta corretta è 1975. No, 1975. No, non va. Cosa fai le finte?
Allora, Luca, hai perso un'altra banana, ma tu cosa stai facendo? Sono qua per niente, faccio presente intelligente. Ho capito, ma trasferisci un po' della tua intelligenza a lui. Sì, no? Sì, ma non puoi più sbagliare. Vai tranquillo che non sbaglio più. Ma io sono tranquillo, ma mi dispiace, no, per te. No, perché la prossima sbaglio sicuro. Dove si trova le cascate del Niagara? Sai che io ci sono andato? E dimmelo che scade il tempo. Allora, le cascate del Niagara... Non puoi dire, posso andare? Dimmelo che scade il tempo! Toronto, che... E lo Stato! Ah, USA! No, 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 Canada! 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 Lo so, Canada! Canada, la so, la so! Non me l'hanno suggerito, Canada! Ho detto Canada! Vale la prima risposta! No, 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 no! Allora, comunque, il notaio è lui e il notaio di... No! Sbagliata. No, il notaio è lui. No, ho detto Canada, ho detto... Guarda, ti do solo una possibilità, quella di salutare qualcuno. Saluto Federico Lopene e Francesco Marras, che oggi compie gli anni. E Arianna, però non diciamo il cognome. Basta. Grazie. Ciao, ciao. Chi sei, da dove vieni e quanti anni hai? Allora, Sara, sono di Voghera, ho 15 anni. E vivi con? Con mia mamma e mio papà. Ok, e tu invece chi sei? Matilde. Bella comunque. L'acciaio è una lega formata da quali elementi? Via. Non puoi suggerire. La elimini, la elimini. No, 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 no. Ghisa. Vabbè, a parte che è scaduto il tempo, quindi cioè è inutile che state lì a pensare. Avete 10 secondi. Dovevi dirmelo prima. Vabbè, ma tanto non la sapevi, avevi già sbagliato. La risposta corretta era ferro e carbonio. Vabbè, ma sì, vabbè, cioè faccio linguistico, scusa. Ah, ok. Chi ha condotto l'ultima edizione, conclusasi a giugno, del programma TV La prova del cuoco? Via. Antonella Clerici. Che ne pensi? Sì, è giusta. Antonella Nazionale. Antonella Nazionale, è giusto. Dai. Mi guardi l'Antonellona Nazionale. Altro che mia nonna tutte le volte. Grande. Qual è il meridiano terrestre zero? Via. Zero è l'equatore. Il meridiano terrestre zero è chiamato anche? Equatore. Meridiano di? Non puoi dire. Meridiano di Greenwich. La risposta corretta è... Leggi tu. Greenwich! Ci sono andata! Qual è stato il film più visto al cinema in Italia nella stagione 2016-2017? Via! Quo Vado! Lei mi dice Quo Vado! La risposta corretta è... Quo Vado! La Bella e la Bestia! La Bella e la Bestia! Io! No, non è vero, no, non sono andato, no, no, no. Tu l'hai vista? No. Vai, vieni qua, vieni qua. Vieni, vieni, vieni. Salutare mia mamma. Così, allora lui dal nulla spunta fuori che vuole salutare sua mamma. Il segreto. Mamma, ti voglio tanto bene. Ti mando un bacio e sei la mia mamma preferita. Perché una sei l'unica. Ti ho bruciato la battuta, però, scusa. È bella, di la verità. È una bella ragazza, sì, certo, certo. Un pensierino, tu dico. Ma non lo so, adesso ci penso. Sei fidanzato? No. E allora, non sei fidanzato, non è fidanzato? Sei fidanzata. Ma ha detto di no. Con chi? Con me. Ah, da adesso? Vi siete fidanzati adesso? No, no. 10 minuti dopo ci fidanziamo. Tra 10 minuti? Tra 10 minuti. Ma che figata, che bello. Ha vinto qualcosa almeno. Ma chi? Lei. Non ha ancora finito. Ah, oh, scusa, vai, vai. Chi scrisse il romanzo Il Codice da Vinci? La so, no. Suggerire? No, ho visto il film. Mamma, scusa, ma... No, forza Zaitsev e basta. Chi ha scritto Il Codice da Vinci? Aspetta che lo cerco su internet. No, vabbè. Dan Brown. Capito. Del genere. Dan Brown. La risposta corretta è Dan Brown. Bravo, Gianni! Sì, ma non è valido. Cioè, cosa festeggiano? Sulle mani per Osmani, per favore. Sulle mani. Sulle mani, così, sulla fiducia. Allora, hai perso. Vuoi dedicare a qualcuno... No, non è valida. Vuoi dedicare a qualcuno questa perdita? Sì, Francesco Marra.
a mia mamma Francesco Marras, compie gli anni. Auguri Fra, auguri. E ai miei fratelli e al mio amore Tommaso. Meraviglia. Ciao. Dai, 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 dai. Dai, dai. Ma allora è tutto vero. Ma che belle cose. Grazie. Scusate, ma per... No, ok. Cioè, spiegatemi perché ha voluto mostrare la fisicata. Non lo so. Perché sta vincendo l'Italia. Ma come ti chiami e quanti anni hai? Mi chiamo Tommaso, ho 16 anni. E sei di? Codevilla, provincia di Pavia. Lo conosco Codevilla. Ok. Di che colore è in natura la roccia denominata Ardesia? Via. Grigio scuro. Lui mi ha risposto grigio scuro. La risposta corretta è grigio scuro o grigio tendente al nero. Giorno, mese e anno in cui si tenne il referendum che permise agli italiani di scegliere tra repubblica e monarchia. Allora aspetta, l'anno dovrebbe essere 1668. 1600. Eh sì, 1600, scusa. Che scade il tempo? Vabbè, fai 30 agosto 2002. Era il mio compleanno. È il mio compleanno. Ma perché? Quando è che si festeggia la Repubblica? Il 23. Quando è che si sta a casa, c'è cioè la festa della Repubblica? Non mi viene in mente, frate. Dai, quando è che si festeggia la Repubblica? Dai ragazzi, il 2 giugno! Lei è la mia, cioè, hai capito? Non lo sa neanche lei. È la tua metà. È la mia metà. E in quanto tua metà... Non lo sa neanche... Quello che non sai tu... Non sa lei. Bravo, ok. Vabbè, andiamo avanti, prossima domanda. Quale simbolo è il tasto della tastiera che serve per attivare o disattivare le lettere maiuscole? È una freccia... Ah no, aspetta. Disattivare o attivare? È un lucchetto aperto. Lui mi dice è un lucchetto aperto. La risposta corretta è... Leggi tu. Un lucchetto. È un lucchetto. Bravo. Ciao Samba, sei il numero uno. Bella Samba. Ciao. Ciao. Ciao, come ti chiami? Samba. Ecco, sei qua per lui. E gioca nel Lugano. Gioca nel Lugano. Chi? Io. Oh, faccio come il mio amico, guarda. Sì, è vero, stasera guarda proprio, cioè ormai. Fate vedere alla telecamera, mi raccomando, su Instagram, Facebook, Rai 2. Girati in favore di telecamera. TV 2000. Cosa significa la sigla LED degli attuali display in commercio? Via. LED. Ma arrendo. Si arrende, neanche gioca la banana, proprio si arrende. Posso giocare la banana? Ne avevi ancora una di banana, sì, ma ormai l'hai persa. Era Light Emitting Diode. Ah, ok. Niente di meno che. Ciao, ma te ti conosco. Sì, io sono quello intelligente l'altra volta. Esatto, esatto. Il nucleo del pianeta Terra. Okay. È lì. Ci sono. È spento, sì o no? No. Perché? Perché è il nucleo del pianeta Terra. La risposta corretta è... Leggila tu. Eh no! Come si chiama l'album dei Coldplay che ha avuto grande successo nel 2017? Via. Allora è un po' difficile per me perché io ascolto tutt'altra musica. Sara De Biagi. Vero? Sì. Io a questo punto ti chiedo, come mai Coldplay hanno scelto di intitolare il loro album in quel modo? Perché è bella, cioè quel che è bello alla fine. E merita di finire sul titolo di un album dei Coldplay. E merita di finire sul titolo, hai capito. La risposta corretta, chissà, potrebbe essere, è Kaleidoscope. E quindi... Vero, sì, era lì. Posso dire una cosa? Forse ignorante, però è molto simpatico. E mi fa piacere questo. Ecco, e quindi io vi proporrei di fargli un applauso. Grazie. Guarda lui che non ti fa l'applauso. Grazie. Perché non fai l'applauso? Perché non fa l'applauso lei? L'applauso. Devi fare l'applauso.
Adesso sono felice. Oh, volevi l'applauso di Adriana, volevi. Adriana! Vogliamo salutare qualcuno? No, saluto Leonardo Penna, Francesco Maras che è il suo compleanno. Saluto Samba Diop e suo fratello che gioca, non so, a Torino forse. Sampdoria. Saluto Ivan Zaitsev, Giannelli e tutta la nazionale italiana che è qui, che sta vincendo. E saluto il mio mister Padolino. Ciao! È sempre forse Lugano. Iniziate con un bel applauso, dai! Vamos! Per partire con carica. Sì. Partiamo con carica, dai. Presentati. Dai. Io sono Pietro Giovanna, vengo da Rimazzano e sono il più bello di Rimazzano. Sono d'accordo. Sei accompagnato da Umberto Boatti. No, fallo dire a loro. Ah, scusami. Umberto Boatti e Alessandro Gibelli. Yeah. Con più carica, Gibo. Con più carica, Gibo. Alessandro Gibelli. Va bene. Qual è l'anno e il mese? Mi spavento. Qual è l'anno e il mese di lancio del primo iPhone? Via. L'anno e il mese? Sì. Allora, mese è per forza marzo. L'anno? 1998. Alla Madonna. Siamo tornati. Cioè, neanche Z era nato, capito? Che c'ha 40 anni per gamba. Non era nato neanche lui. Io. Ottobre 2001. Novembre 2002. Ottobre 2001. La risposta corretta era settembre 2007. È più recente l'iPhone, ma perché andate indietro così tanto tempo? Andiamo avanti. Prossima domanda. Ciao. Potrei... Io voglio salutare mio madre e mio padre, che gli vogliono bene. Mauro e Barbara. Mauro. Antonello e Riccardo. No, chi pesca? Lui, ok. È sempre lui, cioè la vizia. Allora, chi ha inciso lo storico album musicale The Wall? Via. Ma questo qua lo sa pure un bambino di 10 anni. Dai. The Wall. Eminem. Chi cantava Another Break in the Wall? Jado. La risposta corretta? Jado. Enrico Nigiotti, ragazzi. Ma... Era Pink Floyd. Credevo fosse Jado. Io guardo io Instagram, guardo questa settimana, tutte le settimane il gioco. Delle domande su Instagram TV. Chiaramente, tutte le volte guardo delle domande più facili. Ragazzi, ma dove siamo capiti? È un complotto. I Pink Floyd erano composti da Jado, Gibo e Umberto Boatti. Quindi è Jado. La domanda è: qual è la capitale? La so. Di? Capo Verde. Oh, la so. Rivanazzano, che penserebbe Terme. Non esiste. Mi sembra falso. Lui la sa veramente. Dimmela tu, dai. Non la so. No, ma come non la sa? Io esco in onore. Rivanazzano, ciao. Ah, no, vieni qua, leggi la domanda. È Praia. Ma dai, ma non ci vai mai a Praia. Andiamo avanti. Ascolta. Andiamo avanti. Chi vogliamo salutare? Io saluto mia madre che si chiama Barbara. Mauro. Saluto Mauro e saluto mia nonna Bianca. Grande nonna. Ciao. Ciao nonna, number one. Ciao. Io la saluto tutti, ho fatto l'ignoranza. Allora, la puntata del Banana Quiz, nonché l'ultima puntata di quest'estate prima della finale, è finita. Io ho qua di fianco Giulia e Tommaso. Avevo bisogno di due concorrenti, lo sapete, come in ogni puntata io ho bisogno di due concorrenti per salutare e per darvi l'appuntamento ovviamente alla prossima puntata, ricordandovi ovviamente che il Banana Quiz va in onda su Instagram TV del Banana in anteprima e poi sul canale YouTube di Jab Media. Stavo per salutarvi, ma mi sono dimenticato di dirvi una cosa molto importante, cioè il nome del vincitore di questa puntata. Vince questa puntata Giulia Tommaso! Siete vincitori a pari merito! E dopo che ho detto che l'Himalaya era sulle Alpi, cioè... No! Vogliamo lo sparire!
Allora, avete vinto. Tra l'altro siete rimasti quasi impassibili. Perché? Io voglio lo spareggio. No, accedete entrambi alla finale. Ah, ok. Siete entrambi in finale. Ma io sono vincitore dal 2002. Capito, cioè lui è nato già vincitore. Mi piacerebbe. Ma vi conoscevate? Sì, sì. Ah, pure, ok. Purtroppo. Purtroppo, che bello, va bene. C'è già grande, grande amicizia tra loro. Vi rivedrete. Io gli voglio bene, a lui. A lui indichi di là. A lui, ho capito. Ti vuole bene, Tommy? Tanto. Tanto, sì, proprio il sorriso che dice tanto. Mi vuole bene. Ti vuole bene. Ok, allora, caro Tommy, cara Giulia, siete vincitori. Ci vediamo al Banana per la finale sabato 27 ottobre insieme a tutti gli altri finalisti. Facciamo un saluto. Ciao.